Ciao amici di suonarechitarra.com, la scorsa settimana vi ho messo davanti a una scelta un po' difficile, anzi molto difficile, Johnny B. Goode o Sweet Home Chicago. La vittoria di Chuck Berry all'inizio sembrava veramente scontata, non c'era neanche un voto per i Blues Brothers, ma poi si sono risvegliati tutto ad un tratto i fan dei Blues Brothers, non si sa come, a suon di foto e quindi 5 punti alla volta. Fino ad arrivare ad un momento in cui erano veramente pari Chuck Berry e Blues Brothers. Vediamo per esempio Gaetano vestito per votare i Blues Brothers. Infatti per un po' è stato in vantaggio Sweet Home, ma poi l'uomo che fa il passo della papera, la duck walk, ha ripreso il comando. Qualcuno come Ezio mi ha richiesto di fare il passo, quindi la duck walk, anche nel tutorial, però no ragazzi, cioè, no. Magari più avanti dai. Vediamo invece un mix delle movenze di quello originale, che è molto più interessante. Vediamo le foto scattate al momento di chi invece ha votato Chuck. Vediamo quella di Robin che vota Johnny B. Goode, anche se fa notare che nell'ombra della foto si nota il cappello alla Bruce Brothers. Vediamo la foto di Ezio che dice che quando sarà a posto farà anche lui la duck walk. E poi la foto di Andrea che in modo artistico ci fa capire la canzone che ha scelto. Ma la vera vittoria va a Gian perché veramente qua ha realizzato qualcosa di incredibile. No, veramente, cioè questa ha vinto top of the world. Ricordatevi che per votare, quindi per far parte dei contest, per quindi votare quale sarà il prossimo tutorial, bisogna iscriversi al gruppo di Facebook suonarechitarra.com, ok? Quindi basta richiedere l'iscrizione e poi direttamente su Facebook e poi potrete anche crescere attraverso l'esperienza di qualche chitarrista più esperto di voi oppure potrete vedere chi è al vostro livello e quindi confrontarvi, insomma è molto interessante il gruppo di Facebook. Bene, ma vediamo quindi come suonare il riff di appunto Chuck Berry di Johnny B. Goode. Allora, l'avrai sentito nell'introduzione, quindi no, non sto qui a rifarlo. Però vediamo parte per parte. Allora, la prima io dividerei in blocchi, quindi il primo blocco vediamo questo. Ok, questo lo teniamo come blocco e adesso vediamo come farlo. Allora, si parte dalla terza corda con uno slide molto piccolo perché andiamo solo di un tasto, dal sesto tasto della terza corda al settimo. Quindi ok, ti consiglio di farlo col medio, ok, così dopo sarà più agevole il resto del brano. Quindi dal sesto al settimo, dopodiché mettiamo sul sesto tasto della seconda corda, ok, quindi ottavo della seconda, e a questo punto abbiamo questo passaggio, quindi ripetiamo dall'inizio. Ok, a questo punto andiamo con l'indice a fare un mini barré sulle prime due corde, dal quinto al sesto tasto, facciamo uno slide, quindi. Ok, quindi da capo. Ok, a questo punto andiamo sul nono della seconda corda, quindi nono, seconda. Ottavo, sesto. Ok. A questo punto teniamoci l'indice pronto per andare sulla corda superiore, quindi sesto tasto, terza corda, e volendo possiamo prendere anche. Ok. Possiamo prendere anche la seconda corda con la plettrata, sempre con il barré. E facciamo un hammer-on al settimo tasto della terza corda, quindi. Ok, dopodiché finiamo in ottavo tasto della quarta corda. Ok,
E quindi dopo facciamo un mini barré, ok, sulla quinta e quarta corda, sempre al ottavo tasto. Ok, quindi ripetendo da capo questo box, lo faccio lentamente. A questo punto cosa si fa? Slide un po' più deciso di quello dell'inizio perché facciamo di due tasti. Quindi partiamo dal quinto e arriviamo al settimo. E con l'indice andiamo sul sesto tasto della seconda corda, quindi. Poi ottavo della seconda. E di nuovo sesto, quindi. Qua, come vedi, in realtà è un hammer on, quindi ok, non è, ma è ok. Qui prendiamo il settimo tasto della terza corda e lo facciamo uno slide per andare al quinto tasto. Qua è un po' difficile perché abbiamo questo dito per lo slide e dovremmo fare adesso terzo della terza corda e quinto della quarta. Quindi, ok, quindi cerca di girare il polso, ok, non tenerlo così, ma così, o comunque come ti trovi meglio, se riesci a farlo lo stesso, però ti consiglio di fare così, ok? Quindi quindi ripetendo da capo. Ok, a questo punto c'è un gioco di bending, ok, che funziona in questo modo. Io prendo con l'anulare il nono tasto della terza corda e faccio un bending di mezzo tono, ma senza arrivare alla nota perfetta, ma arrivando giusto un pelo prima. E poi suono con l'indice il sesto tasto della seconda corda, quindi non arrivo alla nota giusta, ma giusto un po' prima, ok? Quindi ok, questo è quello che c'è, quindi la ritmica è questa. Ok, a questo punto abbiamo questo passaggio qua. Attenzione alle ghost note, ovvero queste. Quando io faccio questa cosa qui, in realtà potresti semplicemente stoppare, quindi in questo modo, e io sto suonando la terza e la seconda corda per arrivare poi alla prima, quindi. Ok. Quindi lentamente sarebbe. Ok. A questo punto facciamo appunto il sesto tasto della prima corda, nono della seconda, ottavo della seconda, sesto della seconda, ok? Quindi a questo punto è di nuovo ottavo della prima, ok? Sesto della prima, ok? Quindi di nuovo nono, ottavo, sesto della seconda, quindi ok? Qua ottavo della terza, ok?
Il giochetto che abbiamo visto prima, ok, quindi siamo qui. Rifacciamo le ghost note, ovvero quindi stoppiamo un attimo la terza e la seconda corda. Ok. Quindi rifacciamo questo passaggio, quindi che abbiamo visto anche prima. Quindi, allora, da capo questo box qui, ok? Quindi questo passaggio qui. Allora, arriviamo da. Ok, siamo qui. A questo punto rifacciamo il giochetto dei bending in questo modo, quindi due volte. E praticamente finiamo andando con l'ottavo tasto della terza corda, passaggetto che abbiamo visto anche prima. E poi abbiamo all'ottavo tasto la quarta e la quinta corda. Quindi rivediamolo tutto da capo lentamente. Allora. Molto bene, insomma, che rock and roll, il ritmo e il groove sia con voi. Penso che, insomma, è una delle schitarrate veramente più famose di sempre, di tutto il mondo. Chuck Berry ormai è diventato un idolo praticamente solo per quella canzone, anche se ne ha fatte molte altre di interessanti. Però questo riff è sicuramente qualcosa che un chitarrista deve almeno provare a fare, ok? Non serve che lo sappia fare, ma almeno deve averci provato, perché se no non si può dire che sia un chitarrista. Bene, quindi metti mi piace per Chuck Berry e per Johnny B. Goode e per il riff di Johnny B. Goode. Iscriviti al canale, ci vediamo su suonarechitarra.com per la didattica, corsi gratuiti, eccetera. E alla prossima settimana per un nuovo tutorial, votalo sul gruppo di Facebook.